sono alcuni che sono diventati servi fedeli, cioè che fedelmente mi servono senza timore servile, cioè non mossi dal solo timore della pena, ma invece servono con amore. Questo amore, che consiste nel servire per propria utilità o per diletto o per piacere che trovino in me, è imperfetto. Quindi è un vero amore, ma è un amore quindi che è superiore al timore, ma è un amore imperfetto. Sai chi lo dimostra che l'amore loro è imperfetto? Quando sono privati della consolazione che trovano in me. Ecco, certamente il rapporto con Dio genera consolazione, si parla abitualmente, no, della consolazione che viene dalla fede, ecco. Però c'è il rischio che ci sia una forma di attaccamento a questa consolazione. Per questo Dio, ecco, si incarica di toglierci questa consolazione per dimostrare che l'amore è imperfetto. Non per dimostrare, cioè per mostrare all'anima che ha un amore imperfetto. E con questo medesimo amore imperfetto amano il prossimo loro, e perciò non basta né dura l'amore, anzi rallenta e spesse volte vien meno. Rallenta nei miei confronti quando, talvolta, per esercitarli nella virtù e per toglierli dall'imperfezione, io ritiro la consolazione della mente e permetto conflitti e molestie. Così faccio affinché essi giungano alla perfetta conoscenza di se stessi e conoscano di non essere e di non avere da sé nessuna grazia, e nel tempo delle battaglie ricorrono a me, cercandomi e riconoscendomi come loro benefattore. Cercano solo me con vera umiltà. Quindi lo sperimentare proprio nella nostra pelle, quindi la conoscenza di se stessi, ecco, il proprio essere nulla, proprio non essere, cioè appunto l'essere, come dire, il non essere proprietari di nulla. Noi non possediamo né il nostro essere, né la nostra vita, né il bene che compiamo. E questo lo, come dire, uno lo sperimenta ancora più efficacemente quando tutto ciò che deriva dal compiere il bene, cioè una forma di consolazione, di godimento, ecco, quando questo viene tolto. Ed è Dio stesso che compie questo, che permette questo, perché appunto l'amore che ama così è ancora un amore imperfetto. E per indurre, come dicono le ultime parole, per indurre l'anima a cercare Dio con vera umiltà. E potremmo aggiungere non per interesse. Per questo io do e ritraggo la mia consolazione, ma non ritraggo la grazia. Questo è importantissimo, perché quando non si provano più consolazioni, quando si è nell'aridità spirituale, quando si dice ma io non sento più niente, non provo più niente, allora ho perso la fede, allora Dio mi ha dimenticato. No, dice, se uno è in grazia non perde lo stato di grazia, semplicemente non sperimenta più la consolazione che deriva dalla grazia e dalla fede. Questo è proprio una pietra miliare della luce, ecco, della vita spirituale, che bisogna avere ben chiaro. Ma quando succede così, questi tali allora rallentano, voltandosi con impazienza di mente. A volte, in molti modi, tralasciano di fare esercizio, perché è la costanza, la perseveranza, quello che mantiene, ecco, lo stato di grazia. E spesso presentano a se stessi questa negligenza, la negligenza di tralasciare di fare esercizio, sotto forma di virtù, dicendo tra sé: quest'opera non mi serve, per il solo fatto che si sentono privi della propria consolazione della mente. Non ce l'ho più, non la devo più cercare, e quindi
vuol dire che non mi serve, non serve nemmeno fare esercizio. Questa è la tentazione del male. Costui agisce da imperfetto, che ancora non ha ben tolto dalla pupilla dell'occhio, che è la santissima fede, il velo dell'amor proprio spirituale. Se davvero se ne fosse liberato, egli vedrebbe che ogni cosa procede da me, che neppure una foglia cade senza l'intervento della mia provvidenza, e che io do e tolgo e consento solo per loro santificazione, affinché abbiano il bene e giungano al fine per il quale li ho creati. Quindi è Dio che ha la regia della nostra vita e anche del rapporto con Lui. Quindi Lui dà e toglie le consolazioni, consente o meno le prove, le difficoltà e le tentazioni unicamente per la santificazione dell'anima. Quindi Lui, come buon agricoltore o buon pastore, sa come coltivarci, sa come pascerci. Perché appunto il fine che Lui solo conosce è quello per il quale siamo stati da Lui creati. Questo essi debbono riuscire a vedere e a conoscere, che io altro non desidero che il loro bene. Nel sangue dell'unigenito mio figlio, in cui sono stati purificati dalle loro iniquità. In quel sangue essi possono conoscere la mia verità, che per dar loro la vita eterna li ho creati a immagine e somiglianza mio, li ho ricreati alla grazia col sangue del mio proprio figlio, facendoli miei figli adottivi. Ma sino a quando essi sono imperfetti, mi servono per propria utilità e allentano l'amore del prossimo. Soprattutto perché nei confronti del prossimo, ecco, chi vuole davvero amare il prossimo conosce l'ingratitudine, conosce la non corrispondenza, conosce la superficialità, conosce il rifiuto anche. Ecco, quindi in forza di questo, ecco, si può allentare l'amore del prossimo. Cioè, un'anima può dirsi, ma allora a che pro? Forse non ne vale la pena. Ecco, questo è il pericolo e che è il segno di un amore ancora imperfetto, cioè legato, come dire, a un tornaconto, legato a un'utilità, legato a una risposta, ecco, che si attende dal prossimo. Se i primi, quindi quelli dello stato imperfetto, fallivano per l'imperfezione propria di chi teme soltanto di sostenere la pena, i secondi allentano il loro zelo, omettendo le opere utili che facevano al prossimo e fanno passi indietro sulla via della carità, non appena si vedono privati di qualche consolazione che prima ritrovavano in se stessi. Quindi la tentazione dello scoraggiamento, del dire, appunto, dell'allentare, ecco, il zelo dell'amore verso il prossimo. Questo avviene perché il loro amore non è schietto e dunque perché amano gli uomini con la stessa imperfezione con cui amano me, cioè per propria utilità. Finché non conoscono la propria imperfezione e non si accingono a desiderare la perfezione, diventa impossibile non volgersi indietro. Quindi non è che si sta fermi, perché questo è una suggestione del Marco, di dire sono arrivato fin qua, va bene, non sono perfetto, ma mi basta. Questo è un grande pericolo spirituale. Quindi non si accingono a desiderare la perfezione, diventa impossibile non volgersi indietro. Per ottenere la vita eterna è necessario amare senza secondi fini. E quindi la perfezione della carità. Non basta per avere la vita eterna fuggire il peccato, perché si teme la pena. Né basta abbracciare le virtù in considerazione del vantaggio che ne può derivare, amore imperfetto. Dovete invece liberarvi dal peccato perché esso dispiace a me e amare la virtù per amore mio.
Quindi il criterio, la misura è Dio. Ecco perché il criterio delle virtù teologali non è la misura, la giusta misura come per le virtù cardinali, le virtù umane. Non è la giusta misura. Non ci può essere solo una giusta misura nel credere, nello sperare e nell'amare. O se volete, l'unica misura è la loro perfezione. È pur vero che questo è il primo passo che le persone in generale compiono sulla via della perfezione. Ed è chiaro che l'anima, prima d'essere perfetta, è imperfetta. Sembra un po' lapalissiano, però di fatto è un errore che si commette comunemente questo. È quello di, come dire, a volte ragionare e pretendere da se stessi o dagli altri come se fossimo perfetti. E non accettare la propria imperfezione. Quindi vedete la grande saggezza nel dire, certo, questo è quello, il fine che Dio ha per noi, raggiungere la perfezione, ma questa perfezione viene proposta a gente peccatrice, non a gente per bene, non a gente virtuosa, ma a dei peccatori. Sono venuto a chiamare i peccatori, sono venuto per gli ingiusti, non per i giusti. È dall'imperfezione che si giunge alla perfezione, sia durante la vita, vivendo nella virtù, con cuore schietto e libero d'amare me senza secondi fini, sia nel momento della morte, quando, riconoscendo la propria imperfezione, l'uomo fa il proposito di servirmi senza altro fine al di fuori di me, se ancora gli venisse dato tempo. Quindi è anche possibile il proposito perfetto, finale, in punto di morte. Ma è così efficace che, qualora per qualche motivo, per grazia di Dio, la vita fosse risparmiata, quello che ha emesso questo atto di decisione in cui si dice vorrei poter avere il tempo di amare Dio e di agire per Lui senza altro fine che la sua gloria, lo fa, se venisse, se gli fosse concesso ancora tempo, vive secondo questa sua decisione. Se invece venisse meno, vuol dire che la sua decisione non era così, così forte, così vera. Era più un inganno. Di questo amore imperfetto, e abbiamo un esempio molto eloquente nel Vangelo, San Pietro amava il dolce buon Gesù, l'unigenito mio figlio, molto soavemente, allorché sentiva tutta la dolcezza dello stare con lui. Che Pietro ha senz'altro sperimentato e anche espresso in qualche occasione, come nell'episodio della trasfigurazione. Maestro, è bello per noi stare qui. Ma venuto il tempo della tribolazione, venne meno, non soltanto non volendo affrontare alcuna pena per lui, cioè per Gesù, ma ricaduto nel primo stato del timore della pena, giunse a negare d'averlo conosciuto. La paura di soffrire per lui. Molti sono gli inciampi in cui cade l'anima che ha salito questa scala, basandosi soltanto sul timore servile e mercenario. Bisogna dunque togliere di mezzo questo amore imperfetto e diventare miei figlioli, servendomi senza riguardo per il proprio vantaggio, sapendo che io remunero ogni fatica e rendo a ciascuno il suo secondo lo stato in cui ognuno è vissuto e l'esercizio cui si è sottomesso. E se costoro non tralasciano l'esercizio dell'orazione santa e delle altre buone opere, e anzi con perseveranza vanno accrescendo la propria virtù, essi giungeranno ad amarmi con amore di figlio.
e dell'amore che si deve ai figli, io li amerò, perché sempre rispondo con lo stesso amore con il quale sono amato. Non evidentemente semplicemente come risposta, cioè come attesa, che Dio, cioè prima quasi che lui dicesse sto fermo e prima vediamo con quale amore mi ami e poi con la stessa qualità ti riamerò. No, Dio ci ama già con amore di padre, ed è questo amore di padre che permette all'anima di rispondere a questo amore di padre con lo stesso amore. Ma siccome Dio non si lascia vincere in generosità, ecco, laddove si vede amato con amore di figli, ecco, Dio riversa ancora più abbondantemente il suo amore di padre verso coloro che lo amano come figli. In questo senso, allora, dice che rispondo con lo stesso amore con il quale sono amato. È un camminare, come direbbe San Paolo, di gloria in gloria, potremmo dire di amore in amore. E se qualcuno mi ama con l'animo con il quale il servo ama il suo padrone, io come Signore gli rendo il debito suo secondo quel che ha meritato. Ma non mi manifesto a lui, perché i segreti si manifestano all'amico, che è una cosa sola con l'amico suo. E qui certamente abbiamo l'esempio e anche la descrizione dei santi che hanno avuto anche così la grazia, il dono, la possibilità di scrivere, quindi di lasciarci, no, dei testi, delle loro insegnamenti riguardanti la vita spirituale e la loro esperienza, ecco, di questa amicizia con il Signore e di questo essere resi partecipi dei suoi segreti. Quello che può essere chiamato il segreto anche dell'amico o il segreto dello sposo e della sposa, del Dio sposo e dell'anima sposa. È vero che il servo può crescere nella virtù e nell'amore che porta il suo padrone. Ci può essere appunto un amore servile, così da diventargli amico carissimo. Così infatti avviene anche di costoro. Fino a che essi permangono nell'amore servile, io non mi manifesto a loro, ma se essi mostrano dispiacere per la loro imperfezione e amore per le virtù, e con odio si danno a strappare la radice dell'amor proprio spirituale, stando attenti che i moti del timore servile e dell'amore mercenario non varchino la soglia del loro cuore, se non siano prima corretti dal lume della Santissima Fede, questi mi saranno tanto graditi che perverranno all'amore di amico. Quindi mostrare dispiacere per la propria imperfezione e amore per la virtù. Quindi non di agire da perfetti, ma il Signore chiede questo dispiacere, che è un dispiacere, come dire, mosso dalla grazia, un dispiacere soprannaturale verso la propria imperfezione, quindi verso il male in cui si è ancora imprigionati. E l'amore sempre soprannaturale per la virtù. Quindi l'amore per il bene in quanto è bene, non perché per l'utilità o per il diletto che mi procura. Ecco, coloro che muovono da qua e possono arrivare appunto all'amore perfettissimo e quindi arrivare all'amore di amicizia e quindi essere resi partecipi di questi segreti di Dio. Così mi manifesterò a loro, come disse la mia verità quando annunciò: chi ama me, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ecco, anche la viene anche conosciuto questa e descritta questa realtà di Dio presente nell'anima come l'inabitazione della Trinità nelle anime dei giusti, nelle anime dei perfetti. In ogni anima in stato di grazia Dio abita, ecco, però, come dire, ancora non
non abita come amico, ma abita ancora un po' come ospite, potremmo dire, nell'anima imperfetta. Questa è infatti la condizione dell'essere amici, due corpi e una sola anima per affetto d'amore, perché l'amante si trasforma nell'amato. Se diventano un'anima sola, non può esservi segreto tra di loro. Perciò, così disse la mia verità, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Ecco, ci sono alcuni autori, no, spirituali, alcuni santi, dottori, mistici, che hanno particolarmente illustrato queste parole del Vangelo di Giovanni che abbiamo appena ricordato, e anche Santa Caterina, vedete, si sofferma, ecco, ma è una realtà a cui comunemente, diciamo, i cristiani non pensano, perché non pensano di essere chiamati alla perfezione. Eppure il Vangelo in tal senso si esprime molto chiaramente: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Sai in che modo mi manifesto nell'anima che mi ama in verità, seguendo la dottrina del dolce e amoroso Verbo? In molti modi manifesto la mia efficacia, a seconda del suo desiderio. Ecco, vedete che ricorre sempre questa dottrina del desiderio, che appunto come un vaso, che è un vaso, un contenitore che più si dilata, quindi più si dilata con il desiderio, più è capace di contenere. Non è da intendere evidentemente in maniera fisica, però rende molto bene l'idea. Tre sono le mie principali manifestazioni. La prima è che io manifesto l'affetto e la carità mia tramite il Verbo, che è mio figlio. Questo affetto e carità si manifesta nel sangue sparso con tanto fuoco d'amore. La carità si manifesta in due modi. Uno è generale per la gente comune, cioè per coloro che stanno nella carità comune. Si manifesta in loro vedendo e provando la mia carità in molti e diversi benefici che ricevono da me. L'altro modo è particolare per quelli che sono diventati amici, in aggiunta alla manifestazione della comune carità che essi gustano e conoscono e sentono per esperienza delle loro anime. Ecco, attenzione a non interpretare queste parole come ci come fosse per la maggioranza, ecco, di noi cristiani, gente comune, cioè la carità comune, poi per alcuni, come dire, prescelti, prediletti, privilegiati, c'è invece la carità dell'amicizia. No, la carità dell'amicizia da parte di Dio è voluta per tutti, non per alcuni. Di fatto che non tutti rispondono a questo, ma questo è diverso, che dire che Dio desidera un rapporto di amicizia con tutti e dona la sua grazia appunto per poter vivere, imparare a vivere di questo amore perfetto. Quindi non è che ci sono cristiani, come dire, di serie B e cristiani di serie A. La seconda manifestazione della mia carità è in loro stessi, ai quali io mi manifesto per affetto amoroso. Quindi la prima era attraverso il Verbo, e questa seconda attraverso l'affetto d'amore. Non ho preferenze di persone, sottolineiamo, non ho preferenze di persone, accetto il loro santo desiderio, onde ad ogni anima mi manifesto secondo il grado di perfezione con il quale essa mi cerca, quindi a seconda del grado di desiderio. A volte la manifestazione consiste nel fatto che io dono lo spirito di profezia, mostrando le cose future, quindi con la grazia che si chiama la grazia carismatica, quell'elenco che San Paolo enumerano nella lettera ai Corinzi, le lingue, le profezie, l'interpretazione delle lingue e così via. Anche questo dono avviene in molti modi.
a seconda del bisogno che io vedo essere proprio di quell'anima e delle altre creature. Nella terza manifestazione formo nella loro mente la presenza della mia verità, l'unigenito mio figlio in molti modi a seconda di come l'anima desidera e vuole. San Paolo dice: io lotto e mi affatico affinché Cristo sia plasmato in voi. Ecco, penso che si possano riferire a queste parole di San Paolo quanto qui viene detto che la terza manifestazione forma nella mente dei santi, degli eletti, la presenza della verità, a seconda di come l'anima desidera. Qualche volta mi cerca nell'orazione, volendo conoscere la mia potenza, la potenza che è attribuita al Padre, e io la soddisfo facendole gustare e sentire la mia virtù. Che cos'è la virtù divina? Cos'è lo sperimentare la virtù divina? Lo sperimentare la potenza divina, che non è la potenza, come un po' la intendiamo, quella dei muscoli, quella diciamo che si accompagna tante volte a una forma di violenza, ma è la potenza per cui è l'onnipotenza, quindi ciò per cui a Dio nulla è impossibile. Qualche volta mi cerca nella sapienza, che è il mio figlio, e io la soddisfo ponendolo come oggetto all'occhio del suo intelletto. Qualche volta mi cerca nella clemenza, che è lo Spirito Santo, e allora la mia bontà le fa gustare il fuoco della divina carità. Concependo le vere e regali virtù fondate nella carità pura verso il prossimo. Dunque vedi che la verità mia disse il vero annunciando: chi mi ama sarà una cosa sola con me. Infatti, seguendo la sua dottrina, sarete uniti con lui grazie al legame d'amore. Essendo uniti a lui, siete uniti a me, perché noi siamo una cosa sola, e perciò mi manifesto a voi, in quanto il Figlio e io, è sempre il Padre che parla, e io siamo una cosa sola. Quindi, se la mia verità disse io manifesterò me stesso a voi, disse il vero perché, manifestando se stesso, manifestava me, e manifestando me, manifestava se stesso. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Quindi parlare di Figlio ci si richiama al Padre, e parlare di un Padre rimanda al Figlio. Potresti chiedere: perché non disse allora manifesterò il Padre mio a voi? Per tre ragioni particolari. La prima, perché volle manifestare che io non sono separato da lui, né egli da me. Perciò a San Filippo, quando gli disse mostraci il Padre ci basta, rispose: chi vede me vede il Padre, e chi vede il Padre vede me. Questo disse perché era una sola cosa con me, e quel che egli aveva, l'aveva da me, e non io da lui. E perciò disse ai giudei: la mia dottrina non è mia, ma è del Padre mio che mi ha mandato. Perché il Figlio mio procede da me, e non io da lui. Ma dato che io sono una cosa sola con lui ed egli con me, per questo dunque non disse io manifesterò il Padre, ma disse io mi manifesterò perché sono una cosa sola con il Padre. La seconda ragione fu che manifestandosi a voi non porgeva altro che quello che aveva avuto da me, che sono il Padre. Quasi volesse dire: il Padre si è manifestato a me perché io sono una cosa sola con Lui, e io vi manifesterò me e Lui per mezzo di me. La terza ragione fu che io, invisibile, non posso essere veduto da voi esseri visibili, se non quando sarete separati dai vostri corpi, cioè nella visione beatifica. Allora vedrete me, Dio, faccia a faccia, è il Verbo mio figlio velato col velo della vostra umanità. Egli mi manifesta a voi, perciò non poteva dire
io manifesterò il Padre, ma disse, io manifesterò me a voi. Quasi dicesse, secondo quanto mi ha dato il Padre mio, io mi manifesterò a voi. Così vedi che in questa manifestazione, manifestando me, manifestava se stesso. E inoltre hai udito perché egli non disse, io manifesterò il Padre a voi, perché a voi nel corpo mortale non è possibile vedere me e perché egli è una cosa sola con me. Ora hai veduto in quanta eccellenza sta colui che è giunto all'amore dell'amico. Questo è salito al di sopra dei piedi, cioè dell'affetto, ed è giunto al segreto del cuore, cioè al secondo dei tre scalini, i quali sono raffigurati nel corpo del mio figlio. Ti dissi che significato c'era nelle tre potenze dell'anima, ora ti parlo dei tre scalini a significare i tre stati dell'anima. Come ho ricordato altre volte, vedete che lo stile di Santa Caterina è quello di un stile, potremmo dire, involuto, nel senso che annuncia, poi lascia lì, poi annuncia un'altra cosa, poi torna su quella precedente, la approfondisce, la integra con la seconda cosa che ha detto, quindi è una, come dire, è una riflessione per ondate, potremmo dire, non dobbiamo avere la pretesa di trovare un filo logico nel senso di un pensiero sistematico, non è questo l'intento, ma è di, come dire, piuttosto di comunicare delle luci. Innanzitutto, prima di passare al terzo scalino, voglio mostrarti in qual modo l'uomo giunge ad essermi amico. E poi, fatto amico, è diventato anche figlio, una volta raggiunto il grado dell'amor filiale. E come opera trovandosi nella condizione di amico? E in che cosa si vede che egli è diventato amico? In che modo mi è diventato amico? Da prima era imperfetto, in quanto viveva nel timore servile. Con l'esercizio e la perseveranza giunse ad amare il piacere e il proprio vantaggio, trovandoli entrambi in me. Questa è la via, e solo per questa passa chi desidera giungere all'amore perfetto, che è amore di amico e di figlio. Dico che l'amore filiale è perfetto in quanto in esso si riceve l'eredità di me che sono l'Eterno Padre. E dal momento che non v'è amore di figlio senza affetto d'amicizia, perciò t'ho detto che da amico egli era divenuto figlio. E ti dirò anche in che modo. Ogni perfezione, come ogni virtù, deriva dalla carità, e la carità è nutrita dall'umiltà, la quale cresce sul terreno della conoscenza di sé e del santo distacco della propria sensibilità egoistica. Chi giunge fin qui deve essere perseverante, deve permanere nella cella della conoscenza di sé, ove conoscerà la misericordia mia nel sangue dell'unigenito mio figlio, cioè attraverso il perdono dei peccati, quindi conoscenza di sé che trova, è dall'inizio del dialogo che Caterina ne parla, la conoscenza di sé fa vedere sia il male che c'è in noi, sia il bene che c'è in noi. E in particolare il bene che c'è in noi è la misericordia di Dio che si riversa sul peccatore. E quindi la consapevolezza che chiedere perdono è fondamentale per ricevere la misericordia di Dio, e ricevere perdono significa essere lavati dal sangue di Gesù Cristo che cancella il peccato. Allora con il proprio affetto attirerà a sé la mia divina carità e si eserciterà sempre più a estirpare ogni sua perversa volontà, sia spirituale che temporale, nascondendosi nella propria casa. Proprio come fece Pietro e gli altri discepoli con lui, dopo la colpa del rinnegamento di mio figlio, pianse. Il suo pianto era ancora imperfetto e tale fu per 40 giorni sino all'ascensione.
dopo che la mia verità ritornò a me, secondo l'umanità sua, nell'ascensione, allora Pietro e gli altri si nascosero nella casa aspettando la venuta dello Spirito Santo, così come la mia verità aveva loro promesso. Essi stavano rinchiusi dentro per paura, perché l'anima, finché non giunge al vero amore, teme. Questo lo dice chiaramente gli Atti degli Apostoli, che erano rinchiusi nel cenacolo per timore dei giudei. E poi qui afferma, l'ho sottolineato, una luce molto importante: finché non giunge al vero amore, l'anima teme. Quindi l'anima, potremmo dire, è prigioniera delle proprie paure. Se arriva all'amore, e all'amore perfetto, l'anima è veramente libera, perché è liberata da ogni catena di timore. È una condizione certamente molto desiderabile. Ma perseverarono nella vigilanza con umile e continua preghiera, finché ricevettero l'abbondanza dello Spirito Santo. Allora, perduto ogni timore, si diedero a seguire e a predicare Cristo crocifisso. E quando si dice non aver paura di nulla, non è perché uno ha del fegato, perché ha un coraggio da leone, no, è non aver paura di nulla, nel senso che è liberato da ogni timore, anche dal timore di perdere la vita. E in questo senso dice che si diedero a seguire, gli apostoli si diedero a seguire e a predicare Cristo crocifisso. E nessuno li ha fermati più se non la morte. Così l'anima che ha voluto o vuole giungere a questa perfezione, dal momento che dopo la colpa del peccato mortale si è levata e ha riconosciuto sé, comincia a piangere per timore della pena. Poi si leva la considerazione della misericordia mia, dove trova diletto e utilità sua. Questo è imperfetto, e perciò io, per farla venire a perfezione, dopo i 40 giorni, cioè dopo questi due stati, ogni tanto mi sottraggo dall'anima, non togliendole la grazia, ma sottraendo il sentimento della mia presenza. Come viviamo tutti, no? E poi come ci sentiamo dire dal sacerdote, magari quando ci si confessa, il fatto di non sentire più nulla non vuol dire aver perso la fede. Il fatto di non sentire più la presenza di Dio non vuol dire non essere più incapaci di pregare. Ecco perché altro è il sentimento della presenza di Dio o la sua consolazione, e altro è lo stato di grazia. Per cui si vive il rapporto con Dio anche se non si ha alcuna percezione, alcun sentimento. Questo vi manifestò la mia verità quando disse ai discepoli: io andrò e tornerò da voi. Ogni cosa che egli diceva era detta in particolare ai discepoli ed era detta in generale e in comune a tutti gli uomini presenti e futuri, ossia quelli che dovevano ancora venire. Disse: andrò e tornerò da voi, e così fu. Quando tornò lo Spirito Santo sopra i discepoli, tornò lui, perché lo Spirito Santo non tornò solo, ma venne con la potenza mia e con la sapienza del Figlio, che è una cosa sola con me, e con la clemenza sua, cioè dello Spirito Santo, che procede da me, Padre, e dal Figlio. Ora così ti dico, che per far levare l'anima dall'imperfezione, io mi sottraggo alla sua percezione, privandola della consolazione di prima. Quando era nella colpa del peccato mortale, ella si separò da me e io sottrassi la grazia per colpa sua, perché essa aveva serrata la porta del desiderio. Il sole della grazia ne uscì fuori, non per difetto del sole, ma per difetto della creatura, che serrò la porta del desiderio. Ci fermiamo qui e proseguiremo il prossimo mese. Grazie.